è solo un frammento per non essere troppo pesante, ognuno racconta la propria storia, in questo racconto sono tante voci, è un racconto polifonico e dà l'idea di quello, in parte, di quello che si è vissuto. E mi piaceva anche perché ogni racconto ha uno stile completamente diverso. E appunto, 18 marzo 1938, dormivo, sognavo la casa dei nonni, vicino a Tamarì, una macchia di lentischi e di ginepri. E io mi accucciavo, ero felice, mi nascondevo. Perché mi sono addormentato? Era dalla mattina che il ronzio continuo dei falchi delle Baleari mi opprimeva. Laudano, dovevo riposare. Nel sogno ero felice, tra il rosso dei lentischi sento un fischio, poi un altro ancora. Tanti, troppi, assordanti, mi copro le orecchie, mi volto. Dietro di me il cielo è striato, nero, carminio, bianco, un frastuono pazzesco. E mi sono svegliato di colpo. Poi un altro boato e un altro ancora. I vetri in frantumi, il letto balzato lontano di metri, la casa davanti crollata. Nuvole di fumo si alzavano da detriti, urla, lamenti, gemiti, laudane. Corpi carbonizzati, dipinti di polvere bianca. Chi si alzava, biancoceneri, chi no. Braccia sgretolate, teste cave. Dall'alto ho visto i tram, capovolti, neri. Un uomo aveva provato a uscire, le gambe erano segate, la mitragliatrice degli aerei gliele aveva tranciate di netto ed era lì, con gli occhi fuori dalle orbite, le braccia alzate, i pugni levati al cielo. Era una maledizione infinita che nasceva e moriva nelle sue labbra. I bombardamenti continuano per tutto il giorno, fino all'indomani. Barcellona rimane sotto le bombe per 41 ore di seguito, dalla sera del 16 marzo alla mattina del 18 marzo 1938. In un anno e mezzo, gli aerei italiani e tedeschi scaricano sulla città 1 milione di bombe, causando la morte di migliaia di persone.